posso chiederti una cosa? Perché hai 63 anni e hai le basette blu? Ho le basette blu, ma non hai visto bene anche il moschetto che sono fatto blu. Madonna, perché... mi sono bagnata quel bel moschetto. Come dicono i giovani, sono sessualmente fluido, ma mia moglie non lo sa. Kashmir. Benvenuti alla settima puntata di Kashmir, un podcast morbidissimo. And welcome to the seventh episode of Kashmir. Kashmir, it doesn't get any softer than this. In onore ovviamente della grande notizia della settimana c'è l'insediamento di Joe Biden e soprattutto di Kamala Harris. Esatto, allora dicono molti che Joe Biden sia stato fatto presidente con vicepresidente Kamala Harris perché poi probabilmente lui a un certo punto, questo inquilino della Casa Bianca, passerà a diventare l'inquilino del Regno dei Cieli e quindi a quel punto Kamala Harris diventerà presidente. E io credo che Kamala Harris si stia comportando come quando compri una casa in nuda proprietà e inizi a fare le macumbe al proprietario, capito? Allora guardi signora, abbiamo firmato questa cosa, però mi raccomando, cioè parliamo da un paio d'anni, no? Dico bene, tanto punta però a farlo schiompare prima del rogito, perché... esattamente, sì, sai, tipo che poi chiami dopo 4 anni che l'hai comprata, no? Chiami il figlio della proprietaria, senta guardi poi per quando sarà, no? Poi io pensavo di buttare giù il muro fra il salotto e la cucina, ma la signora, ma la signora come sta? Come sta la signora? Ma ti immagini quelli di Tecnocasa che sono andati da Kamala Harris a proporle andati lì con le... guardi, ci avremo questa casa, questo è un palazzo coloniale, diciamo, c'ha il suo interesse, c'ha la sua... certo, purtroppo in questo momento c'è un inquilino. C'è un inquilino che però di, o potremmo, allora, dire, o diciamo dire, che sta diciamo più della che è de una qua. Persona che non sta tanto bene. È un signore molto anziano che ha avuto anche insomma una vita particolare. Secondo noi adesso, senza mai augurare il peggio alle persone, e lei ci risparmia un 200-300 mila, eh? Esattamente, dimora storica. Pensi, ha soggiornato qui anche degli altri presidenti degli Stati Uniti d'America. Ora non mi ricordo i nomi, però qualcuno c'è stato. Gente, e poi abbiamo l'idea di questo ampliamento che vorremmo fare per lei, se le interessa, diciamo fuori c'è la possibilità per una dependance. Se vuole, lei può chiudere tutto, c'è tutto un colonnato enorme, se lei chiude fa un verandone, ci stende tutto, se vuole ci fa un po' giardino d'inverno, se vuole. Sulla piscina ci sono i problemi con la rete idrica, però questo bisogna parlare con delle persone. Può però. Fare, guardi, io conosco, c'è un geometra al comune di Washington e comunque ci parliamo senza nessun problema. È un amico di un cugino di mio padre, una chiacchiera si può fare ovviamente. Adesso, ma lei l'ha già preso il caffè? Vanno a prendere il caffè, con Kamala Harris. Insomma, noi un saluto agli amici di Tecnocasa che salutiamo con le loro eleganti cravatte, esattamente, le loro scarpe a punta spesso di legno, i testimoni di Geova del ventunesimo secolo, il mercato immobiliare. Peraltro poi vogliamo riportare una notizia che abbiamo letto su un certo giornale questa mattina che riguarda l'insediamento della Casa Bianca. Assolutamente, allora dici? Diciamo, Libero, giornale dicono. Tradunt, che sia il giornale cartaceo più venduto in Italia, esatto. Non riporta minimamente la notizia dell'insediamento di Biden in prima pagina. È come se non fosse successo, è una cosa che proprio riguarda un altro pianeta, non c'è? Facendo supporre a chi legge che Conte paghi chi lo sostiene. Pare che Dibba abbia aperto un McDonald's, mi sembra, perché è vero. Dibba frigge, vuole governare. No, ma è un riferimento al fatto che Dibba ieri deve aver pippato molto, quindi è lui nel letto che frigge. Ok, perfetto. A fa la cotoletta. Ma andiamo a pagina addirittura prima delle 6. A pagina Presidente degli Stati Uniti d'America. Esatto, dice, pagina 10, dove generalmente sul Messaggero si parla di un muro caduto a Torre Vecchia che stanno facendo gli ampliamenti per la fibra ottica. Oh, per muro di Berlino ci avete messo de meno. Esatto. Muro a Villa Mercedes. E non riesco ad aprirlo bene perché... E si dice Biden, l'insediamento più triste, festeggiano solo i clandestini. Notizia di Libero. E quindi il modo in cui è stato recepito la redazione di Libero è che comunque abbiano brindato soltanto i messicani. Oh, ora vamos a los Estados Unidos. Muchas gracias, señor Biden. Ay, que Dios lo bendiga, señor Biden. Ay, qué lindo. Vamos a tomar una tequilita. Tutti che scavalcano tutti questo muro mangiando arepas e fumando marijuana. Beh, giustamente poi scavalcano tutti il muro, cioè tutto festeggiano andato. I clandestini per la vittoria di Biden. Esatto. E nessun altro.
No, soltanto loro. Ma forse anche un po' Kamala Harris. Forse non gli era arrivata la notizia in diretta, perché su tutti gli altri quotidiani che possiamo prendere, in prima pagina campeggia ovviamente la coppia che scoppia, Joe Biden e Kamala Harris. Non vedo l'ora che schiompi Harris sul Manifesto. Che schiompi Biden, non sì, lei. Sì, sì, anche qui appunto sul Corriere della Sera. Comunque c'è lei che gli sta dicendo: senta, ma la pressione, come mandi pure un certificatino? Ne faccia vedere un po'. Anche qui abbiamo il Messaggero di nuovo. Qui potete vedere, eccolo qua: Biden, preghiera americana, uniti, basta guerra in civile. 200.000 euro in meno, dovrei arrivarci fino a fine mandato. E perché abbiamo tutti questi quotidiani sul tavolo, caro Edoardo? Perché oggi parliamo di informazione, l'informazione italiana, il modo in cui gli italiani si informano, quanto è cambiata nel corso degli anni. Luca, tu quand'è che inizi a leggere le notizie la mattina? Nell'istante in cui io mi sveglio, accendo il cellulare, inizio a sfogliare le notizie e le leggo come se fossi drogato, perché non sono ancora lucido e quindi tre quarti di quello che leggo lo capisco male. L'ultima volta è successo stamattina, ho letto una notizia di Open che parlava del CERB e tutti i problemi che hanno avuto di censura, e io non ho capito tre quarti dell'articolo. E la mia ragazza mi ha detto: non hai capito niente. E io ho preso a calci il materasso per la rabbia. Questo è il mio modo. Le notizie non andrebbero mai lette prima del momento in cui si vuole leggere, cioè quando ti siedi sul cesso. Hai assunto degli zuccheri, il cervello si è svegliato, sei in piena attività intestinale, il sangue che scorre, a quel punto sei pronto a leggere le notizie come il riscatto dell'America, signori, perché basta semplicemente che ci sia Biden presidente, che su Repubblica si parla di riscatto dell'America. Io ho come la sensazione che ci aspettino degli anni non proprio ancora facilissimi. Qua, se non sbaglio, è di nuovo attivo l'account di Trump su Twitter? Ah, cioè l'hanno fatto fuori e gliel'hanno riattivato? Non lo so, l'hanno riattivato? Non lo so. Sapete voi? Carmelo, io sappia no. Ok, perché tu lo segui, ricordiamo, lo segui per il LOL. È il social media manager lui di Trump. Sì. Infatti gli quanto ha rosicato quando è arrivato la notifica: non puoi più usare l'account. Esatto, perché comunque buona parte del lavoro si è dimezzato. Tu quando inizi a leggere le notizie, Carmelo? Ma in realtà è un ruolo passivo, do alle notizie, cioè non leggo niente e quando mi arriva una cosa vuol dire che è importante. Ah, bravo. Ah. Sei come Ninni Bruschetta, Duccio Patanè in Boris. Io non leggo più niente, Renato. Non leggo niente, ma neanche proprio le istruzioni, non leggo niente. Renato, sto benissimo. Ho paura della domanda che sto per fare a un altro grande protagonista del podcast. Tu le notizie, com'è che le scopri? Già ce l'hai detto in un'altra giovane puntata, taglio. Ma ricordacelo. Arrivano in un altro modo a me. Cioè, tipo, io ho capito che Biden aveva vinto perché è uscita sta foto. Biden aveva vinto. È uscita sta foto. In America ce l'avete Biden per pulire il culo. È uscita sta foto della vicepresidente con la famiglia. Come la volevi chiamare, la governante? Ti ho visto negli occhi. No, non mi permetterei mai. Il marito c'aveva 20.000 di scarpe. Cioè, questa è la notizia, mi è arrivata una foto della scarpa, cioè, del marito. È come i resti presidenti degli Stati Uniti d'America. Ci sono loro in San Babila a Milano con un pischio che fa: ci racconti come sei vestito? Well, today I'm wearing this Brooks Brothers t-shirt. I got my bling bling with this George Washington on my neck. And I got this fucking hoodie. Look at that. Vabbè, giusto, perché d'altronde. Ma dici che molte persone si informano tramite i meme? Non è che tante persone, secondo me, si informano tramite meme, è che a tante persone come me non gli frega niente di niente. Ah. Molto probabilmente. Di tutto. Allora, quello solo, che succede. È certo, solo il meme che fa ridere. Cioè, come Salvini, arriva il non posso, allora tu dici: ah, mi sa Salvini ha fatta un'altra, andiamo a vedere così. Che succede. E così. Poi lì leghi il cavallo e vai verso la prateria delle notizie. Poi, però quando notate che hai dal tuo cottage nell'essere nato nel 99, però scendi a valle, succedono le cose. La preoccupazione numero uno è scoprire che lui abbia delle scarpe, di solito delle Saucony, non so come si pronunci, da 90 euro ai piedi, cioè, ok, allora è ancora tranquillo, perché Salvini secondo me mette quelle per stare qua, è presente quali sono? Sì, certo, sì. Le scarpe più brutte del mondo. Le Saucony, o forse anche, magari spesso mette anche le Lotto, secondo me o c'è le proprio, Diadora. Sì, delle Diadora proprio da pianura padana, messe in un armadietto, con la suola sfondata, col fango della pianura padana sotto. Cioè, Carmelo sta per dirci. Sì, voglio fare una domanda, prego, allacciarci a come ci informiamo io e te. Qui possono parlare tutti. In che modo cambia la vostra giornata dopo che avete letto queste notizie?
Ma in nessun modo, anche perché penso che questo è un anno in cui non ci siano notizie più brutte, cioè non è che ci siano delle notizie che ci possono ormai più spaventare. No, però senz'altro, diciamo, è importante informarsi ancora, secondo me, quando si ha una coscienza la mattina. Non bisogna mai informarsi la sera, per esempio. Penso sì, che un esatto. tempo si leggevano tutte quante le notizie la sera. Sì, o la mattina, perché il giornale si leggeva la mattina. Però la mattina è il momento giusto, poi hai una giornata per parlarne e per cercare di cambiare la società, ok? Per questo noi lo facciamo, a differenza vostra, che invece guardate che solo a come vestono i politici o se mi arrivano le notizie, giusto? Tipo, siamo se noi. Tu fossi vissuto a Milano, avresti scoperto che fra poco a Milano non si potrà più fumare all'aperto. Bellissimo, come a Tokyo, questa cosa? Bello. Sì. Mi è arrivata la notizia tramite social, tramite qualcuno che si lamentava di questo fatto. Questa peraltro è una notizia che ci avevano anche segnalato i nostri ascoltatori. Andiamo a leggere le migliori che sì, avevamo chiesto sulla pagina di Kashmir di segnalarci delle notizie delle quali vorreste che io e Luca parlassimo. E allora, fra le tantissime che ci sono arrivate, le più fantasiose, molte non si possono leggere, abbiamo la fine di questa pandemia e l'inizio di una nuova dovuta a un virus che rende tutte le donne zinnone. Domanda postaci da Cozzi. C8Z, non sappiamo bene il nome. Luca, sarebbe stato bello l'annuncio di questa notizia. E da dove arriva? Quale donna ha mangiato un pipistrello e a quel punto segnaliamo da Wuhan. Le donne cinesi, normalmente non troppo prospere di seno, a questo oggi è stato segnalato il primo caso di zinnona a Wuhan. Esatto. E poi subito dopo si notano delle... Esatto. Però anche gli uomini... E il Libero zinnone. Che titola, finalmente sono normali le asiatiche. Questo è il modo in cui viene trattata la notizia. Molti hanno chiesto di Interjuve, lascerò parlare te Luca. Visto di che, Interjuve, insomma, beh, allora, piacere. Io e Edoardo tendiamo a non parlare di situazioni violente in cui qualcuno soverchia qualcun altro. E in generale non ci piace parlare di una società che da ormai 120 anni, 115 anni sta rovinando questo paese. Sì, la Juve ieri ha vinto la sua bella Supercoppa contro Napoli, perché Napoli gliel'ha fatta vincere. Le Supercoppe si ricordano solo quando le perdi. Sì. Noi li abbiamo massacrati, questo era tutto. Non parliamo di sport e non parliamo di brutti momenti di violenza sulle altre persone. Io guarda, mi permetto soltanto di fare una mia modesta proposta. Cioè, secondo me, al decimo scudetto di fila vinto dalla Juventus, la Juventus non gioca più nel campionato italiano e va a giocare nel campionato inglese, perché è evidente che qualcosa non va. Cioè, questo paese sta diventando la Bulgaria a livello di calcio. Cioè, non è possibile, c'è una sola squadra che vince per 10 anni di fila. È un sistema che non funziona. Si chiama Famiglia Agnelli. Questa cosa che fa è proprio quella cosa lì. Oggi Andrea Agnelli, il presidente, ha detto: decimo trofeo per la Juventus, cioè decimo anno di fila in cui alziamo un trofeo, virgola, pa mal, non mal, pa mal. Ma vai a fare in culo, devi essere francese, vai a fare attento in culo. Che non parlare di quella famiglia che ci tolgono la fibra. Ovviamente, nel momento in cui parliamo, è un shutdown. No, di attenzione, Agnelli, grande famiglia, la parte che si occupa della Juventus è un po' meno. Vabbè. Poi abbiamo la Moratti che propone la distribuzione dei vaccini in base al PIL di sì. Daniel Pitts. E io ieri ho chiesto a mio padre, ne ho parlato, ho detto: papà, cosa ne pensi di questa cosa? Mio padre ha detto: le è uscita un po' male la battuta. Ah, quindi era una battuta. E ho detto: ma papà, ma non possiamo dire tutti quanti battute, c'è chi può e c'è chi non può. Lui ha risposto: sì, vabbè, però poi nella lettera non l'ha aggiunto, va bene. ma non è un pezzo comico a Zelig? Sarebbe bello, la Letizia Moratti è un personaggio comico che di figo, Zelig bellissimo. Che esce. È tipo Pantalone nella commedia. Con Bisio che la fa entrare. Secondo me si stava vendicando di quell'adesivo per cui lei è ancora ferita, di quando si facevano le manifestazioni che noi eravamo certo, al liceo. Sì. Birra Moratti, questa non la beviamo. E lei ci è rimasta talmente tanto male che ha fatto questa battuta. Che ci ha pensato 15 anni, è stata seduta su un tavolo così. Poi ha visto, è uscito Sampa e ha fatto: basta, è il mio momento, facciamo questa battuta. Ci teneva ad ingraziarsi tutti gli italiani e ce l'ha fatta con 12 parole. Che fine ha fatto Jack Ma? L'autore è ignoto qui. Jack Ma lo si può ordinare a pezzi su Amazon senza nessun problema. Il governo cinese l'ha sezionato e puoi ordinarlo e Amazon te lo porta comodamente a casa, oppure a 26,99. Esatto, se avete Prime non pagate neanche la spedizione. Jack Ma è sparito come l'ultimo degli stronzi. Tornerà prima o poi. Il governo cinese, diciamo che quando ti dice: ma tuo business è veramente interessante. Esatto. Vorrei sapere come hai fatto a... vorrei sapere tutto del tuo business.
È un business privato, perché comunque parla in milanese anche segreto germano. Segreto industriale, personalmente questa notizia non mi va tanto di dare. Senti, amico Jack, vuoi venire a fare un giro con noi dentro la macchina? No, il consiglio di amministrazione a Singapore, adesso non è che posso proprio salire sulla prima dacia che mettete qui fuori. Sì, bravo, bravo, metti questa benda che ti facciamo a pezzettini. Vabbè, cos'è, una cosa un po' 50 sfumature di rosso, sì, che stiamo facendo qua. Ed è 50 sfumature di Jack Ma. Esattamente. Sì, sì, si è aperto talmente tanto al mercato occidentale che davvero lo puoi ordinare su Amazon. Vedi, c'è Alibaba e noi siamo i 40 ladroni. Allora, in Italia l'informazione si dà in tanti modi diversi. Noi vorremmo parlare partiamo un po' di come si dava un tempo. Come si dava? Come si dava un tempo l'informazione, cioè il momento in cui un italiano, una persona, diciamo, si poteva informare, non erano poi così tanti. La mattina con i giornali. Sì, con la radio anche. La radio, col giornale radio, che era il media più immediato in assoluto, perché certo, poteva in qualsiasi momento dare notizie, con i TG. E ricordiamo infatti lo storico, ha toccato, quando Tito Stagno scese, no? Cioè, quando si raccontò di Tito Stagno, appunto, raccontava l'allunaggio, ha toccato, quella cosa era il mondo in cui tutta l'Italia venne a sapere da queste due parole, ha toccato, la più grande, la più grande impresa della storia dell'uomo. Mentre qualche anno fa, ti ricordi quando quel base jumper austriaco si è lanciato da non so quanti metri dallo spazio per, ah, la, cioè, Red per la Red Bull, invece no, quanto, sì, cioè, sì, un coglione che ha fatto il percorso inverso, pensa, cioè, che doveva essere Tahir all'inizio comunque per le Red Bull, per le, cioè, Red Bull che beve, poi alla fine hanno preso quel base jumper. Esatto, hanno fatto un sondaggio sulle lattine, scegli fotografa il coso, scegli fra Tahir o quel figlio di puttana austriaco. E quella notizia invece è stata raccontata in un modo un po' diverso rispetto all'allunaggio nel, sì, luglio, esatto, del 69. Un po' diverso, esatto. E oppure con le edizioni straordinarie, quando c'era il TG, cioè si interrompeva la diretta di uno dei due canali sulla Rai, più, o uno o l'altro. Uno, due, sì. E notizie terrificanti venivano date con la classe, l'eleganza e il distacco tipico dei mezzi busti, esatto, di un tempo. Che erano tendenzialmente Bruno Vespa ed Emilio Fede. Sì, a un certo punto sono stati loro. Sì, e... sì, no, forse Emilio Fede già ovviamente in epoca più... se non sbaglio. Quando è che Emilio Fede stava alla Rai? Anni 70? No. Penso anche prima. Anche prima. Anche prima. Anni 30, forse. Carmelo ci può controllare al volo. Credo che ve lo dico più tardi. L'età di Emilio Fede si controlla col carbonio 14, sì, no? Sì, se non sbaglio. Sì. Lo devi sezionare e poi devi controllare i cerchi. Sì, lui giocava a ramino con Mozart nell'Austria del 1700. Sì, sì, sì. Esatto, sì, so che facevano dei tornei. E diciamo che la Rai doveva rispondere ovviamente alle esigenze popolari. Ancora oggi, comunque, con i tre canali, ci si rivolge un po' alle grandi tre fette dell'Italia, cioè l'Italia mammona con Rai 1, l'Italia incazzata con Rai 2 e l'Italia del buon cuore con Rai 3. C'è stata una del buon cuore, io l'ho chiamata l'Italia del buon cuore, tipo, l'Italia di chi ancora crede che questo sia, scegliendo anche dove vuoi stare, dicendo del buon no, cuore, assolutamente. No, io sono sempre cauto e non ho mi schiero. Sentito delle Ferrari o vai, ma adesso però ne parliamo bene. C'è stata una notizia negli ultimi giorni, aspetta che ci conferma Emilio Fede, è nato nel 1802, sì, è del 31 24 giugno. Quindi realisticamente cancro. Perfetto, e TG1 81-82. Ah, vedi. Però 81-82, quindi Vermicino e tutta quella storia particolare. Vermicino è considerato il momento in cui l'informazione ha fatto un salto quantico, perché è diventato, sì, reality. È vero. Emilio Fede era il giornalista che voleva dare i dettagli più scabrosi di quella vicenda terrificante del povero Alfredino Rampi, esatto, caduto nel pozzo ardesiano. Esatto, sì. E quando è stato invece che Bruno Vespa era da molto tempo prima? Invece Bruno Vespa è stato uno dei primi anchorman della Rai. Figuratevi che il mio personaggio preferito di Utopia, la serie inglese, è Bruno Vespa, perché la seconda stagione, quando parlano dell'omicidio di Mino Pecorelli, inizia con un primo piano di Bruno Vespa. Io sono saltato al di là, ho detto: che cazzo è successo? Perché fu lui a dare la notizia. In edizione straordinaria, esattamente. Allora, c'è stata una notizia negli ultimi giorni che ha fatto discutere molto, la storia del rider, giusto? La storia del rider di cognome, di origine catanesi, mi segnalavano, Antonio Zappalà. Antonio o Domenico o Mimmo, perché il nome non è chiaro. Tanto, e soprattutto lui non esiste, quindi possiamo chiamarlo come vogliamo. O se esiste, diciamo, non era proprio... Joe Biden Zappalà. Diciamo che sulla stampa è stato fatto questo articolo, questo editoriale di lei, non mi ricordo come si chiama, l'autrice, in cui veniva dipinto uno straordinario mondo contemporaneo in cui, se tu sei un commercialista, quindi faceva supporre che lui avesse uno studio da commercialista, puoi mollare il tuo lavoro
e diventare un rider e guadagnare fino a 4.000 euro al mese, amico. Devi pedalare come Lance Armstrong fatto di eroina per fare quel tipo per avere quel tipo di guadagno. E il web si è detto: ma sì, questa notizia è vera? Siamo proprio sicuri? 4.000 euro consegnando perché gli hamburger? Sono un po' cambiati i tempi da quando un grande giornalista poteva, diciamo, raccontare delle storie non proprio reali, tipo, che ne so, penso a Indro Montanelli che dice: eravamo io, Adolf Hitler, una bottiglia di Jack Daniels e Topolino della Walt Disney, e ci siamo giocati uno strip poker e ha vinto Hitler. E questo lo voglio dire, anche Topolino era fascista, perché anche lui, non soltanto io portavo la camicia nera fino a quando il fascismo non iniziò a puzzare di rancido, anche Topolino l'aveva. Poi andò rancido, uno guarda la data di scadenza, ma devi sentire l'odore. Va sentito l'odore, non prima. Non si può dire che sia rancido. Questo lo diceva anche Walt Disney. Se lo ripassi in padella è sempre buono, eh? Comunque buono, eh? Spicchidaglio. Scrocchiarello il fascismo può essere. Anzi, il giorno questo dopo non se ne parla mai abbastanza. Il giorno dopo è ancora più buono al salto. Ecco, esatto. E mi sembra che abbiamo assolutamente dato fede a quello che diceva Montanelli, visto i tempi che corrono. Quei tempi sono un po' cambiati. Cioè, oggi se scrive una notizia, diciamo che internet può ribellare. Si può verificare. E internet si può incazzare. Ma beh, fa molto ridere pensare a questa giornalista dal cognome nobile, di cui veramente non ricordo però assolutamente il nome, che Frattacchi di Villafranca di sopra De Marinis, che raccontava di questo ragazzo che ha cambiato la sua vita e guadagna 4.000 euro cash al mese. Cioè, che poi veramente sembrano, sai quando ti appaiono le pubblicità sponsorizzate da Tabula, cioè capito, quando leggi poi vai in fondo ed è tipo: lascia il suo lavoro da commercialista e guadagna 4.000 euro come rider, guarda come. Con una foto però tipo, non so, di un signore in bici negli anni '80, capito? Sai, poi pare che generale fosse, dall'algoritmo. Fosse legato a qualche sindacato, legato alle robe di... Sicuramente qualche ascoltatore saprà precisare. Saprà meglio di noi. Effettivamente il nome di Antonio Zappalà appare tutte le volte in cui c'è un'azienda che comunque un giornale attacca una delle queste che fanno delivery, e alla fine appare sempre lui: no, ma non è vero, io guadagno 4.000 euro al mese, 8.000 euro al mese, ho comprato 6 case grazie al riding. Solo lui, non c'è un altro rider che... È soltanto lui. Però se questa persona, diciamo, se questa storia, questa meravigliosa storia venisse trattata da Rai 1, Rai 1 è assolutamente l'emblema di Mamma Rai, quindi comunque è la rete che in qualche modo deve abbracciare gli italiani, deve far pensare che vada tutto bene. Questa bella storia affrontata da Mara Venier, Luca, in quale modo Mara Venier tratterebbe questo bellissimo? Ma c'avemo sto ragazzo, quanto sei bello, vieni qua da zia Mara. Sono stato bello, si sono, vieni qua, guarda sta biciclettina, la ruota della bici me l'appoggi qua a mezzo. Ma senti, te ti eri rotto le palle di far commercialista, te so. Zia Mara, io poi dico tutti quei numeri a legge qui. Guarda, io quando vado a dormire dico: guarda, fammi le telefatture, tanto guarda, io non ci capisco niente. Autori, quanto non ci vedo fino a là? Quanti chilometri faceva? 8.000 chilometri al giorno. Ma te sei pazzo? Senti, ma ci devi avere due cosce con questi 8.000? Facci vedere un po', facci toccare un attimo, siete due belle coscione. Ma senti qua, via qua da Sia Mara. E sarebbe un modo in cui... 2 ore di diretta al pomeriggio, appena prima di lanciare un film con Boldi e De Sica. Amici morti, amici dal cimitero, la storia dei loro due morti che hanno deciso finalmente... Fa un freddo terribile qui sotto, fa freddo, fa freddo. Senti Cristian, io e te siamo amici da una vita, Agri. Dimmi. Bella. Tesoro, la mia. Diciamo, Rai 1 l'avrebbe raccontato così, oppure Giorgino come l'avrebbe annunciata questa notizia. Dopo, sai che ultimamente TG1 sta sparando le notizie di un tragico, ma di un tragico. C'era la cosa della balenottera a e Sorrento. A Sorrento, sì. Porca sì, miseria, sì, che storiaccia brutta. E poi subito, ma ora una storia di felicità con quelle belle orecchie, le orecchie 5G. Esatto. Beh, Giorgino te la darebbe in maniera molto più istituzionale. Lascia il suo lavoro da commercialista, inizia a pedalare e guadagna 4.000 euro al mese. È una storia incredibile che viene da Roma. Antonio Zappalà. Mi dicono Zappalà, le nuove frontiere del riding, delivering, lavori dei giovani. Sentiamo nel servizio di un giornalista anziano che non ha centrato bene il problema. Vediamo. E poi sarebbe, se poi magari dovessero farci un film, Vincenzo Mollica lo presenta. Ha saputo raccontare vizi e virtù degli italiani questa storia di riding in giro per l'Italia da commercialista. Esatto. Per la regia di chi lo potrebbe fare? Secondo me un film del genere. Beef.
Lo fa Piff, sì, oppure anche una bella serie, sì, anche bella pure una serie di Rai 1, cazzo, con Beppe Fiorello il rider parte. Buono, il rider. Ma io sono sempre stato un commercialista e oggi mi stai chiedendo di pedalare. Mi stai chiedendo di correre per la bicicletta, per la città, per andare a portare il cibo, i pasti buoni alle persone cristiane. Io lo posso anche fare, con questo caschetto. Ascolta, puoi salirti? Sì, sto salendo. Chi ha coordinato queste donuts? E adesso io con quei soldi ci faccio il money drop alla faccia vostra. Guardate. Insomma, un Beppe Fiorello straordinario che coglie le sfumature di un'Italia che cambia. Dagli studi del commercialista partita IVA alla schiavitù del cosiddetto algoritmo. Un film splendido e straordinario che racconta un paese che sta cambiando. Beppe Fiorello che aveva anche il sogno di diventare cantante, quindi canta sulla bicicletta. E poi probabilmente fa Modugno comunque. Esatto. Volare! Invece vogliamo passare al Rai 2, stiamo scarrellando sul tele. E il TG di Rai 2 è leggermente schierato, possiamo dirlo? È schierato, fortemente schierato. È schierato, diciamo, verso una destra conservatrice. Commercialista Terrone diventa rider e pedala molto più veloce dei suoi conterranei meridionali del sud, che non fanno un cazzo dalla mattina alla sera. Andiamo a sentire la testimonianza di questo meridionale. Abbiamo finito con la testimonianza, grande pedalatore, andiamo avanti con le prossime notizie. Lira, quanto si stava meglio prima, quanto i volti di Marconi, Caravaggio e Montessori tornano a parlare in un cartone animato disegnato da una persona che non conosce nessuno, ma noi gli diamo spazio per il sovranismo, gli diamo il servizio. Parliamo invece del buon cuore, perché Rai 3 è il buon cuore dell'Italia, okay. È l'Italia migliore. Come puoi affrontarlo? Con un approfondimento tipico, tipo che so, Carta Bianca con Bianca Berlinguer e Corona che hanno appena finito di fare l'amore e... con lui che la sta smucinando. No, scherzo. Allora, innanzitutto perdonami perché non ti avrei mai voluto dire gallina. Non è una cosa che... Senta, Corona, a me queste cose non le può dire. Ma perché non mi hai richiamato? Allora, io peraltro lo chiamo sempre il rider. Col fatto che io abito qui nella montagna non arrivano perché sono degli sciovinisti. Quando io nel 29 andavo qui nel po' non so di quel cazzo, è un alpino di Rimini. Non so perché lo faccio così, che parlo in questo modo. Ma non lo sì, so. Corona, allora, ci dica che prodotti chiede lei al rider, che leggo qua, una volta era commercialista, a me è difficile chiedere. Che prodotti? Allora, io gli ho ordinato un centerbe fatto con le bacche di ginepro cagate dalla capra, il copertone dell'auto, che è una specialità che io mi bevo qui a casa mia, e poi gli ho chiesto anche un orso col quale accoppiarmi, perché non bisogna rivalutare l'accoppiamento con gli animali, siete troppo urbani. Siete urbani. Questo va in prima serata, ma è su Rai 3 Gramellini con la sua morbidezza. Sì, con la sua vera morbidezza. Vabbè, Gramellini. Aspetta, ci siamo dimenticati un passaggio fondamentale, forse direi uno. Fazio che intervista il nostro amico Ryder. Però credo sia Rai 3 adesso. Ah, è Rai 3. Sì. Ah, vedi, è tornato all'ovile. Ah, scusate. C'è i gesti dell'ombrello dalle persone che sono qui, non si sa se a Fazio o a Rai 1. No, come intervisterebbe il nostro amico Ryder? Allora, Fazio... È difficilissimo da fare. Tu sei un fazzista, però. Non so farlo. Non sai farlo? Non so farlo, cioè, proprio... Non ho idea di come si fa. Mi è venuto in mente solo però il tono, diciamo. Questa storia è bellissima. Sì. Questa storia è straordinaria. Esatto. Questa è una storia bellissima. E innanzitutto, allora, grazie per essere qui. Non le chiedo se è venuto in bici. Perché... Senti allora, ma con quelle cosce lì io farei un giro in bicicletta senza sellino con te, perché ho 70 anni e ancora faccio le battute sulla figa, la Bernarda Bagnatona, la bagnaccia. Si preme un tasto dalla regia. Luciana! Luciana! Farò le mie battute. Luciana! I miei velati doppi sensi sulla figa. Luciana!
Però ci sarebbe anche Report che potrebbe parlare. E mamma qui mia, si scatenano. Allora, Report, uno dei più grandi programmi della TV italiana, quando c'era Milena Gabanelli. Quando poi, adesso c'è Sancho Panza, quell'uomo. Ora che invece c'è Sigfrido Ranucci. Una persona che quando allora senti, ascolta. Però è un grande, mi piace molto Sigfrido Ranucci. Tu che gli fai fare palestra, tu che sei il suo personal trainer, basta panca, fagli fare le gambe, perché sta uscendo un personaggio che sembra uno dei gormiti. È inguardabile in TV, cioè poi in qualsiasi formato, 16 noni, CinemaScope, è larghissimo, poi si stringe e non capisci dove abbia il baricentro, cioè deve avere una cappella che è tipo un gong per non cadere ogni volta che cammina. Stai tranquillo, allora, Sigfrido, facci un po' di gambe, la un prossima, po' di, per favore. La prossima puntata di Report inizia qui fa, e a proposito di alcune cose che sono state dette su di me nella ultima puntata di Kashmir, ci hanno detto che faccio un po' troppa panca piana, allora ci scuseranno i nostri ascoltatori se non ho tanto tempo per fare gli squat. Vediamo il servizio di Bernardo Maltagliati. Bernardo Maltagliati che è una persona che va a disturbare delle persone esatto, che fanno loro, cioè lui va sotto la sede di Delivery e fa, fa quello che, penso che sia tipo un ufficio virtuale, cioè un algoritmo in qualche paese, in qualche paradiso fiscale, o lui o lei. Vedete, sicuramente, cioè, vedete questa sede di Delivery non esiste, ma signora, ma questo non esiste, voi, cioè, non esiste, ma che siamo, cioè, ci state prendendo in giro a noi di Report? Esatto, cioè, sto toccando un ologramma, sto toccando un ologramma, cioè, in questo momento questa è una cinese che mi sta rispondendo male, cioè mi stai prendendo in giro, signora, lei non va, ha sbagliato in greco, cioè mi stai prendendo, io avevo chiesto dei caffè, casaling, via casaling, basta, basta telecamera, basta. Non siamo, tu entra senza telecamera, tu esatto, compra qualcosa, un iPhone, esatto, vuoi comprare spillatrice, ci scusiamo per questo stereotipatissimo accento, questa imitazione, ma noi riteniamo che fare gli accenti non sia razzismo, perché altrimenti se non si possono più fare gli accenti non potremo neanche viviamo, più fare esatto, il nostro, e quindi esatto, finirebbe poi tutto, sfido qualcuno a farlo diverso da così, cioè assolutamente senso, assolutamente, ma sono cinese, sono arrivato, questo non è cultural appropriation, sono nato a Shanghai, sono cinese, non si parla così, siete contenti adesso? poi sì, c'è la vabbè, comunque bellissimo Report è stupendo, Report, vabbè, uno dei programmi più belli, citando Luca Bizzarri che twittò un giorno: ogni sera del lunedì vedo Report, penso che il giorno dopo succederà un casino in Italia, invece non succede mai niente. In effetti non ha torto, c'è un bel pensiero, Report scompagina situazioni gravissime e il giorno dopo è mattina, è martedì e non gliene frega un cazzo a nessuno, e però ricomincia la panca piana. Martedì mattina facciamo 50, ma che sei nuova quest'oggi, non t'avevo mai vista. Scavallando la prima linea dei tasti del telecomando, si va, entra nel magico mondo di Mediaset. Sì, si passa al Vallo Adriano. Welcome to Scotland. Fucking Scotland, è rete 4. Yeah, listen, we don't care about the truth, we care about money. We had to deal with that. Qui la scelta, cioè la scelta qui è infinita. Guarda, forse ti sfido, ma Barbara Palombelli con la sua essere soft e soprattutto vivere in uno di quei luoghi di luce che non esistono, vivono tre donne in Italia: Paola Ferrari, Barbara D'Urso e Barbara Palombelli, è vero, sì, per le quali una centrale nucleare deve spremersi per sparare quella luce assurda. Il consumo di anidride carbonica per illuminare Barbara D'Urso ogni anno è maggiore a quello di 1000 mega centrali della Cina, quindi comunque quando parlate di riscaldamento globale sciacquatevi la bocca, parlate prima di Barbara D'Urso. Io immagino Barbara Palombelli, cioè, è presente come lei, non gliene frega niente. Senz'altro, di tutte le domande che fa, qualsiasi cosa. Giacchino di pelle che probabilmente quando si muove si sente e parla di cose, ma non le interessa perché tanto, allora, lei poi è serena quando torna a casa. Questa notizia riguarda una persona, uno di quei ragazzi tanto carini che se uno chiama col telefono, beh non lo so, me lo fa mia figlia, prende un tasto col telefono e ci sono questi ragazzi che ti portano a casa il pranzo, ti possono portare una cosa che si mangia al volo, una battuta di gamberi di Mazzara del Vallo, un'insalata di bottarga di Muggine con dita umane. Pare che ci sia questo ragazzo che ha lasciato lo studio da commercialista e sta facendo ancora più soldi di prima. Quindi la prima domanda che voglio farti è: ma tu sei povero?
Esatto. Cioè, per capire se possiamo parlare. Per capire se mi devo allontanare, a prescindere dal distanziamento sociale. La mascherina tienila pure tu. Possiamo dare 200 euro a questo ragazzo, giusto per avvicinarmi un pochino meglio. E poi però c'è quello che beve il caffè a Forum, perché la cosa più bella di Forum è quando si beve il caffè a Toraldo. Perché sono gli arcinemici degli altri. Invece dei Borbone. Dei Borbone. Sono le due grandi famiglie, sono i Borbone e i Toraldo. Esatto. Grande fanno faida. Quegli zoom su quello lì che beve il caffè. Nel nulla, che è un momento stupendo. Io ricordo che noi abbiamo lavorato in un programma dove il caffè Borbone doveva essere inserito. E ricordo il capo degli autori che disse: ma dove cazzo lo mettiamo un caffè a bere? Lo facciamo bere a chi un caffè? E dinamiche di product placement. Però Rete 4, vabbè, questa la Palombelli è acqua, diciamo. È così, è una spruzzata di veramente il Glad, capito? Quando parte da solo, che tutto sommato profuma anche l'ambiente. Perché quando l'ambiente puzza verso sera si inizia a sentire quell'odorino con le cornamuse. Esatto. Iniziano suonano le trombe dell'apocalisse, i Braveheart delle stronzate, e a seconda dopo delle l'altro. Giornate esatto, puoi aprire e puoi trovare Del Debbio, puoi trovare il nostro caro le imitazioni Del Debbio ultimamente una silent imitation questa. E puoi trovare il nostro amico Mario Giordano, il nostro amico asterisco, il nostro amico. Beh, la Ellen DeGeneres italiana. Questo amo yep, dire. I'm Mario. La famosa copertina sul Time con lui. Yep, I'm Mario. Esatto. E a seconda di come ti senti la sera, cioè se ti senti cattivo, incazzato, però hai mangiato le fettuccine al cinghiale e sei appesantito, puoi vedere Del Debbio. Se invece hai mangiato, non so, un cipotle molto molto piccante, ti puoi sentire quelle frequenze di Mario Giordano che veramente nella migliore delle ipotesi spacchi tutti quanti i bicchieri della cucina e li butti per terra. Ragazzi, voi chi preferite fra Giordano e Del Debbio? Voi siete team Giordano o team Del Debbio? Carmelo non sa neanche di chi stiamo parlando. Perché Tahir invece ce l'ha chiara in testa. Non so minimamente di chi nemmeno io. Ma ragazzi, ma cosa cazzo di. Cosa vi state perdendo? Beh, Mario Giordano è un giornalista lanciato da Gad Lerner, che è famoso per avere questa voce. Diciamo che lui le palle sono scese, non si sa. Ha una voce veramente troppo strana e dei caratteri. Tahir, io credo che tu così lo puoi capire. Ricordi forse nel febbraio del 2019 un meme? C'era un signore che spaccava delle zucche in uno studio delle regie. Adesso sì. Ma adesso era Halloween. Che va pure sul monopattino. Ah sì, no, che chiedo scusa, era Halloween. Perché pensavo fosse carnevale, invece giustamente. Ah, io l'ho ricollegato al monopattino. Contro Halloween dicendo che cazzo diceva queste feste ogni santo. Cioè, questa è la prima. Sì, basta queste feste americane. Peraltro bellissimo, voglio ora un piccolo aneddoto, ho condiviso lo stesso palco e la stessa abitazione di 20 metri quadrati con Mario Giordano in occasione di un festival al quale anche tu partecipasti a Sabaudia, Mamma mia. Un festival di giornalismo, io andai di fronte a questo pubblico di fascisti. Questa frase adesso qui in questo tempio, del podcast. Eravamo a Sabaudia, c'erano 700 persone in piazza in centro a Sabaudia. Il più giovane aveva 65 anni con la maglietta Boldrini mangia bambini. Io quelli a casa mia li chiamo fascisti. Allora, tra l'altro, diciamo che nell'agro pontino il fascismo è un po' come la cicoria, certo, cioè comunque viene, cresce bene nel suolo, cresce è da talmente solo ben irrigato che comunque è un prodotto endemico. Sì, devi saperlo distinguere dalle erbe buone, dalle erbe cattive, perché la cicoria è quella buona. Esatto. E ricordo che appunto io andai lì e feci il mio pezzo da arguto comico sui referendum, in cui dicevo appunto, no, che gli anziani continuano a scegliere sia la Brexit, usciamo dall'euro, sti cazzi, vive il feudalesimo, restauriamo le repubbliche marinare. Il pubblico rimase colto in pieno, il pubblico, eh? Senz'altro, guarda, ricordo, userò un eufemismo, freddino. Risate caute dal pubblico. Forse... Ma è lì che ho visto non solo un collega ma anche un amico, perché io sono andato due giorni dopo di te, esatto. Ho chiesto com'è andata e hai detto che nel gergo dei comici è oddio, pensa solo ai soldi. Esatto, devo andare in analisi. Salito sul palco ho dovuto riempire, ho fatto il mio pezzo e poi ho dovuto riempire il buco perché la Santanchè stava urlando con gli organizzatori perché la Boldrini sarebbe stata intervistata, lei no. Quindi ho detto io vi faccio un casino, me ne vado, e c'erano 600 persone veramente con scritto la Boldrini mangia bambini, io voto Salvini. Con io che facevo il pezzo, beh, essere di origini ebraiche vabbè, passiamo agli immigrati che ci rubano il lavoro, una cosa che non esiste, che nessuno pensa. È legge. Vabbè, ora farò la mia mitica imitazione di uno stereotipatissimo che
Come disse Edoardo Freddini. Freddini, è lì, esatto, i San Feliciani, esatto. Ma guarda adesso, stronzo, è arrivato il comico da Roma, vaffanculo. E mi ricordo però che subito dopo sul palco salì Mario Giordano, il quale iniziò: io ho visto un comico, quel ragazzo lì che diceva che gli anziani votano solo per le cose sbagliate, ma noi votiamo per le cose giuste, non è vero? E questo euro va messo in discussione. E quando tornai nella casa dove dormivo, aprii la porta e mi trovai nella camera a fianco a Mario Giordano che mi guardava così, e furono i 6 secondi più lunghi della mia vita. Però lui aveva una bellissima vestaglietta trasparente dalla quale guizzavano dei capezzoli bagnati, stata... con due peli morbidi. Perché lui va a dormire così e il Vagisil in mano e lo spazzolino da denti nell'altro. Esatto. E perché lui si lava i denti col Vagisil come Cartman in South Park. Se invece ci si sente, appunto, hai mangiato molto pesante, ti puoi vedere un'altra persona. Allora, Paolo Del Debbio. Allora, calma. In questo programma noi facciamo parlare tutti. C'è questo ragazzo, come tanti, ha una svastica tatuata sulla fronte. Ora so che già mi diranno: Paolo, questo ragazzo, tu fai parlare. Però questo è un programma democratico. Allora, che cosa vuole dire questo? Credo che l'olocausto non sia mai avvenuto. Allora calma, poi domani mi faranno i titoloni dicendo che si fa qua, quanta pazienza ci vuole nel mio lavoro. Allora, abbiamo però qui anche il contraddittorio, cioè un generale franchista, il quale vuole dire, esatto, non è mai esistito il fascismo in Spagna, non è mai esistito e dura democrazia durante le vedete, facciamo parlare tutti. Abbiamo fatto parlare i nazisti e i franchisti, così ne sarà tranquilli, progressisti e liberali. Cambiamo canale di nuovo, dopo che siamo stati in Scozia, andiamo sulla... andiamo un po' più giù, andiamo a Bristol, mettiamola così, dai. La Manchester, dove, esatto. Andiamo nel regno assoluto di Barbara D'Urso. Alle 5, come darebbe lei la notizia? Madonna. Intanto Fukushima brucia quando parte la trasmissione. Non è la D'Urso. Un saluto a chi ci ascolta dalle carceri. Lei spesso inizia così la puntata. Sì, poi fa anche i segnali per i carcerati, vabbè, per far capire un paio di cose, diciamo, a casa. Lei tratterebbe questa notizia ovviamente col pietismo. No, prima secondo me chiamerebbe una coppia ex Grande Fratello. Quando poi però arriva il rider in studio in bici, cambiano le luci in bici perché il pubblico deve capire che lui è un rider. Questi ragazzi, ci sono i servizi che fanno tipo film trailer. 4.000 euro al mese, 20.000 chilometri al giorno, distanza che separa Caracas da New York. Sono Maccio Capatonna che fa i servizi di non è la D'Urso. E poi arriva Hector Babones. Ma questo delivery è una merda, paga vecchio. E si scopre che in realtà guadagna 4.000 lire al mese, come il vecchio conio, esatto. Quindi Maccio Capatonna. Esatto. Il vecchio conio. Vabbè, ci siamo un po' rotti. Barbara D'Urso dopo 2 minuti è inguardabile, quindi andiamo su Italia 1 nella speranza di beccare questo servizio fatto tipo da studio aperto. Sarebbe... di Italia 1 oggi ho solo il ricordo quasi di quello. Cioè... Il ricordo, vabbè, il servizio di studio aperto era tipo... Suddenly I see. Esatto, sì, quella musica. Suddenly I... È vero, sì, quelle musiche comunque degli anni... Sempre 2000. Nel 2005, nel 2006... 4.000 euro, un lavoro facile. Abbandonare un lavoro da commercialista per sposare quello della bicicletta. E il suo nome è Antonio Zeta, il nome di fantasia. Ha lasciato il suo lavoro per guadagnare con gli hamburger. E oggi però ha perso tutto. E a che punto va a dire: purtroppo ho perso tutto. Adesso basta, voglio tornare nel suo di commercialista, riaprire la partita IVA. Ma in Italia, si sa, è tutto un enigma. Insomma, passiamo a due zinne enormi. Andiamo all'apertura di un nuovo negozio di oculistica in piazza a Modena con Manuela Arcuri e Aldo Montano. È ritornato l'amore. E ricomincia così all'infinito. È uno Stargate in studio aperto. E adesso, signore, tenetevi forte, reggetevi alle sedie, perché andiamo nel residence per uomini divorziati, dove si chiama Big Dick Energy. Big Dick Energy è la 7.
quando scavalli la seconda linea del canale del telecomando, si bagnano le pareti. E è un luogo dove secondo me Carmelo potrebbe tranquillamente andare con la sua voce. Parliamo di 5 o 6 conduttori che, se mettono in fila i loro cazzi, superano i 25 metri. Superano la distanza percorsa dal rider per guadagnare 4.000 euro al mese. Esatto, cioè parte Andrea pure. Una staffetta di cazzi per... Cioè, la 7 è un canale per le signore, per le donne, per le ragazze e forse anche per le bambine, cioè per le donne, esatto, che vogliono farsi. Manca solo Leonard Cohen in apertura che legge le notizie della borsa per dire come sta andando l'indice Nikkei alla mattina. Intel is going down, the Nikkei is going good. O Nanni Moretti che fa i servizi sportivi, cioè è proprio. Guarda che effetto sta avendo. Guarda, solo guarda già nominare, subito come si è aumentata la temperatura. E sì, sì, no, poi saremmo arrivati. Però lì ovviamente come assolutamente come in come si chiama quella serie famosa con i draghi e medievali? The Game of Thrones. Lei è la capa, come in Game of Thrones, Lily Gruber. Perché se la tu donna metti del fuoco in fila, esatto, Andrea Purgatori, Kim Comentana, Zoro. Zoro alto. Secondo me largo, ma non troppo lungo. Questo poi magari glielo chiediamo. Dai, io non lo conosco. Andiamo a vedere il mio cazzo. Mamma e mia. Poi alla fine Massimo Giletti, che se lo mette su questo tavolino si ribalta, cadono i tramezzini, volano i crodini sul muro. Sì, diciamo che loro quando vanno a fare la zingarata, immagina se vivessero davvero in questo residence loro qua, quando si tratta di fare il pokerino fra loro. Cosa io succede? Poi non mi immagino più persone diverse tutte insieme, no? Se pensi alle identità, appunto Zoro, Formigli, Giletti, possono vivere insieme solo in un residence. Sì, e loro non possono, cioè perché la sette, tutto quanto, stanno insieme, io stanno litigando perché hanno idee differenti. Sì, ma sì, anche però per un problema anche di umidità, secondo me, che 300 metri fuori da lì passa una ragazza, loro come degli squali maco sentono che c'è stato un naufragio a 100 km e vanno a recuperare i resti. Pensa che gara di... Sì, no, però guarda, secondo me proviamo veramente a immaginare loro, c'è un problema di umidità sul muro, nel condominio La 7, e... Se tu provi a immaginarti il punto di vista che potrebbe avere una certa persona, cioè Zoro, cioè il quale sostanzialmente abbiamo avuto questo piccolo problema di umidità nel muro, perché per un problema c'è l'inquilino del piano di sopra, questo Massimo Giletti, il quale sostiene sostanzialmente di aver fatto i lavori di riparazione nel bagno, questa cosa a me non ci risulta molto bene, forse poi Bob Angelini ci può dire questa cosa, oppure Marco da Milano, so che appunto c'è, poi Bob Angelini ha fatto una canzone divertente su questo fatto della macchia di umidità sul muro, però vorrei cercare... E lui si sveglia sempre che sembra distratto. Like what? E si dovrebbe arrivare a Mentana di... Mentana tu lo sai fare benissimo. Mentana, dirgli, a Zoro gli deve dire: sì, ascolta, c'è l'umidità, però esatto, sentimi bene, mettiti delle magliette lunghe perché hai 50 anni. Esatto. E quindi... Allora, questa è una rete seria e noi non ci piace vedere quelle magliette con quei tondini rossi dentro, rivoluzionari del Botswana, dei quali ignoriamo i nomi e che non fanno notizia. Piuttosto vogliamo invece, so che c'è Massimo Giletti, quale sostiene di non avere nulla a che fare con questa macchia di umidità, anche se ho dei sospetti che le macchie di umidità nella casa di Giletti siano molto più frequenti di quanto uno possa pensare. Questo è tutto quello che esatto, solo stare. No, perché poi arriva Andrea Purgatori che invita: ma venite in casa mia se volete, che c'ho la stufetta a pellet che è la fine del mondo, ci mettiamo tutti intorno e facciamo uno me la scoperei, non me la scoperei. Se famo un Facebook dannata, te la farebbi, non te la farebbi? C'ho un centerbe. C'ho un centerbe che mi ha lasciato Corona, il Mauro Corona. E facciamo una gara e poi quello più ubriaco scrive alla sua ex. Facciamo questo gioco. Cazzo, però, probabilmente quelli sono anche i luoghi in cui fanno fanno brainstorming per le notizie, quindi ognuno di loro deve trattare le varie. E Formigli, secondo me, è quello che a loro sta un po' antipatico, perché è quello che fa un po' la vittimella e poi le scopa tutte. Ah, è vero, sì. Anche appunto rispetto alla notizia del rider, no? Sì, ci stavamo un attimo perdendo a immaginare sì, esatto, questo film di Cassavetes, Mariti, esatto, per chi l'ha visto.
Ci sono perché poi sì, Formigli però è difficile, eh? Formigli è difficilissimo, devi metterti dei bracciali che sono stati presi da lui con lei in una vacanza in cui le ha detto certo che non ci lasceremo mai. Esatto, arrivati a Fiumicino, ma vattene, tu prendi un altro taxi, io prendo un taxi, ci vediamo poi a casa, non esatto. Pervenuto. Non pervenuto. Tipico commento da donna, esatto, quando viene lasciata davanti a un appartamento, esatto, non pervenuto. No, Formiglio lo immagino abbastanza triste per la storia del rider, perché parte il servizio e poi di fronte a alcune immagini davvero si fa fatica a anche soltanto trovare un commento. I giganti della gig economy stanno avendo veramente tutto per loro, però noi pensiamo che un altro mondo sia possibile, per questo io vorrei farvi vedere una cosa. E poi però il gran commento, il momento più importante di Rassetto, obiettivamente è quello in cui Lilly Gruber con la sua mandibola che sta, hai visto che le sta uscendo? Certo. Riesce a controllare. Però è tutto calcolato. Certo, è dall'87 che è tutto calcolato. Esatto. E però lei è quella che avrebbe lì il rider, lo metterebbe contro Scanzi, tipo, portando Scanzi che quando va è invitato al residence dei ragazzi, sì, non apre bocca. Non lo fanno parlare. Prova a dire le sue cose, non lo fanno parlare. Mentana con uno sguardo solo gli fa e Scanzi scusi. Lui è quello che non si integra nel gruppo, no, degli amici. No, è quello che mamma è preoccupata perché non si integra. Esatto. Lui e quindi fa coppia con Floris. Ah, certo, che stanno fra di loro. Giocano a tennis insieme, però non accettano il fatto che gli chiedano i soldi per iscriversi al circolo. Quindi cambiano circolo continuamente giocando sempre fra loro due. Non ho alcuna intenzione di iniziare a giocare a padel con quei quattro. Esatto. Anche perché Giletti gioca a padel ma senza mutande. Quindi c'ha la cappella che ti distrai con la cappella quando serve, perché è proprio un'altra cosa. È il suo trick. Zoro crede di essere forte, ma avendo le gambe molto corte e il busto molto lungo è difficile. Sto facendo body shaming dall'inizio della puntata. Sai perché? Perché così funziona. Quando lo subisci, poi lo fai. E quello è perché Luca Ravina continua ad essere attaccato per la sua dentatura. Recentemente, voglio dire, è stato detto anche a me, ma anche Edoardo Ferrari ha un dente giallo. E allora a questo punto, sì, ma il suo è un dente d'oro. Sì, che si è fatto lui. È un dente d'oro. Vogliamo dire che abbiamo... Allora, la persona che ci ha detto quella cosa è già stata arrestata. Eh? È stata arrestata 2 minuti fa, la persona che ci ha fatto quell'insulto sul dente giallo. C'è poi un mondo in Italia che è tutto il resto è noia, perché l'informazione viene trattata da altri in televisione, dai TG regionali e da Sky TG24, che potrebbero essere due poli all'opposto. Io sui TG regionali li amo molto. Io li vedo tutti, sono bellissimi. Anche il problema del ride, una cosa nazionale così, verrebbe trattata comunque partendo da un muretto a secco che non è stato finito. Esatto, sì, via... sì, sì. No, ma anche sai, poi tipo quello del Lazio, quello faceva quelli della provincia di Latina. A Sabaudia! esatto, nuovi allagamenti sul lungomare di Sabaudia. Viene passato un rider il quale è anche scivolato con la sua bicicletta, riportando una piccola lesione al ginocchio e una bruciatura sul polpaccio. Per gli inquirenti, ancora nulla da fare. Andiamo sempre... col servizio, intervistano un anziano che è del posto. Mi spiace che non c'è stata la possibilità di fare queste cose. Non si è potuto fare, non c'è stiamo. Una popolazione stravolta dalla caduta del rider, che a questo punto fatica a tornare alle vecchie abitudini, ma il futuro è tutto da riscrivere, soprattutto a Cisterna di Latina. Poi si torna in studio e si va invece a Viterbo. La signora che stava andando al mercato a comprare le sue cose. Non so più che fa, questo governo ci sta a lasciar soli. Non so più che saluto. Questo governo ci sta a lasciar soli. Ho detto la mia. Immagini nel paese dire la tua in quel TG cosa diventa. Bang, quando va. Ah, ma hanno intervistata. È la copertina del Times. Come proprio Woman of the Year, la signora Pagliacca. Lei e il suo carrellino della spesa, esatto, col tartan. Cioè quello, vabbè, Sky TG24 invece è un canale. Sky TG24, ragazzi, almeno quello ogni tanto lo frequentate. Oh. Niente.
Cioè, per sapere, cioè, non, più sempre... regionale io. Più regionale? Ah, però c'ho questo enorme gap che il regionale io lo guardo solo su RaiPlay ogni tanto. Però guardi, tu quello guardi sulla Val d'Aosta. Il regionale su RaiPlay? Sì, perché a tavola lo mettiamo magari all'iPad, però ah, c'è okay. questo enorme problema. Ma voi avete la televisione a casa, dai, fammi sì, stare sì, tranquillo. No, solo in camera di mia madre, io ok, perfetto. Hai capito dove l'hanno relegata la bambina? Ti rendi conto? Nella camera questi, dei genitori. Questi giovani, questi generazioni. Ah, però c'è un problema che non è mai il TG regionale Lazio su RaiPlay. Ah, me lo danno sempre a caso, una volta va a Piemonte, una volta va a e com'è a scoprire i problemi di Moncalieri, la fredda Moncalieri? Capisco mai niente. Sono entrati armati dentro la banca del cazzo ne so di Moncalieri, il credito di Moncalieri della nocciola tonda, hanno rubato tutte le nocciole e le noci degli scoiattoli. Esatto. Sono andati poi a bucarsi lungo le rive del Po. Poi il servizio dopo, per qualche ragione, del TG delle Marche. Capito? È già stato un altro furto. A fermo, ci sono venuti tutti conmigo, sei scemo. Però se si parla di informazione non possiamo non parlare della buona vecchia carta stampata che noi abbiamo voluto qui oggi prendere come totem di questa puntata. Sentite questo suono qui, ma non lo sentite più voi giovani. Si chiama suono, andare contro l'ambiente, penso, questo suono. La bellezza di quando sei in spiaggia e stai vedendo il giornale e la folata di vento ti fa il culo, che, e io però che sono tanti anni che leggo, ho imparato il gesto con la gamba, hop, il giornale si gira e lo si mette così e tu leggi tranquillo, ti metti così a San Felice Circeo in acqua e il bel giornale per leggere come ogni giornale avrebbe riportato notizie. Per esempio una storia del genere, vabbè, la Stampa l'ha lanciata, quindi ancora dobbiamo parlare male degli agnelli? No, si parlano ma addosso, certo che no, mai noi lo faremo, però l'avevano riportata lì. Non so gli altri giornali come l'abbiano poi declinata o come l'avrebbero declinata. Libero come l'avrebbe declinata una notizia del genere, dove un ragazzo collega degli immigrati riesce a pedalare più di loro e guadagna un botto di soldi. Cosa vuol dire? Coglione, molla il lavoro da commercialista. Questo è il titolo di Libero, secondo me. Potrebbe essere stato tranquillamente questo. Una cosa che mi chiedevo. Tantissimi giornali, quando poi invece vanno su internet, fanno comunque l'edizione, ovviamente l'edizione internet deve seguire delle regole, per cui non resistono al fascino della colonnina destra. La colonnina destra è il guilty pleasure di ogni giornale, che comunque deve fare un po' il linchetto per fare le views. È il down blouse del giornalismo, cioè fa vedere un pezzettino di capezzolo. È una notizia, ma la parte più... la colonnina destra è un po' la professoressa che si piega e oppa esce. Opera! Perché come dicevi tu, qualsiasi abuse, notizia, abuse, anche la notizia più grave del mondo, comunque deve esserci dentro un possiamo dire di base un'emozione, tipo un cagnolino, un'emozione, cosa. Tant'è vero che ci chiedevamo se persino se esistesse un sito di lotta comunista. Lotta comunista, il giornale dei comunisti. Tahir ha fatto una faccia che non voglio più vedere quando si parla di quel giornale. Tahir, hai fatto la faccia come se stessimo parlando di una cosa del Cretaceo. Hai presenti? Sono mai venuti a bussare a casa? No. Dai, mai, no, veramente? Mai. No. 3 euro per i ragazzi di lotta comunista. Carmelo sì. Carmelo sì. Era uno di loro. Sono stati presi a parolacce perché erano le 8 del mattino di un sabato in cui riposavo e mi hanno non buttato. Si fa, non cosa, si fa. Cosa gli hai detto quando ti hanno bussato? Penso niente, gli ho chiuso la porta in faccia. No, però se Lotta Comunista avesse un sito internet, stavo pensando che anche loro avrebbero la loro colonnina destra in cui riporterebbero delle notizie un po' clickbait, sempre nel loro stile, tipo sindacalista venezuelano porta a scioperare 2000 operai a Caracas, la reazione del suo cane è imprevedibile. Perché comunque c'è sempre una reazione del cane imprevedibile. Possiamo dire che se gli amici Lotta Comunista facessero ogni tanto, avessero ogni tanto delle idee del genere, forse venderebbero qualche copia in più. Forse qualche... Però io gli diedi il mio numero di telefono, mi chiamarono per tanti anni. Veramente? Perché gliel'hai dato? Perché ero al primo anno di università e mi sentivo una persona di una bontà. Hanno aperto la porta, c'eri tu con i pantaloni Think Pink, i capelli da Lionel Richie. Ciao regà, volete fumare la canna? Che versione è di me questa? No, quando mai te al primo anno di università? Ciao regà. Ah, perché ero così. La rega con i bonghi, tunca tunca tunca. Ma non ero della Garbatella, perché ho sempre vissuto della bambina. Dici uno è un po' più mattacchione, penso che devo giurisprudenza a Roma 3, non il Dams a Bologna. Posso aprire una fetta di pizza, venite sì, voi. Certo.
gli diedi il mio numero di telefono e tanto tempo mi chiamarono per propormi dei certo, collettivi. Mi trovate allo 06324 con tua madre pronto? Questo marxismo, che dobbiamo fare? Che dobbiamo fare? È il post-patriarcato, ma... No, poi capire, il post-patriarcato è proprio una roba moderna, all'epoca era veramente tipo... Sì, diciamo che sul layout anche del giornale sono ancora... Vabbè, però giustamente il loro stile, il loro... Codice di Hammurabi, un po' c'è cioè quel font lì, font codice di Hammurabi che comunque... Io ho assistito a quando hanno bussato alla mia vicina di casa, hanno bussato, lei apre, fa chi siete? Buongiorno signora, noi siamo in lotta comunista, volevamo chiederle, ah no, io sono ucraina, non mi interessa. I ragazzi lo giurano, hanno detto, e infatti per l'appunto, e gli ha sbattuto la porta in faccia. E poi il cuoco è tu che sei ucraina, cioè la lotta comunista. No, come dire, non voglio più sentir parlare di certe cose. E invece la radio, quel luogo in cui le notizie non le devi neanche leggere, le devi solo ascoltare senza distrarti. Ok ragazzi, benvenuti sulla radio più sentita d'Italia, RTL 102.5 Very Normal People. Io sono il vostro Fernando Prouce e sono qui con la nostra fantastica Annalisa. Come stai Annalisa quest'oggi? Allora guarda, sto molto bene, giornata pazzesca, guarda veramente, giornata straordinaria. Innanzitutto posso dire che Dua Lipa è bellissima nell'ultimo video. E l'ascoltiamo Radio di Flusso, 40 parole per ogni 800 canzoni. Poi si torna immediatamente, c'è questa storia di questo rider. C'è questa storia di questo rider per le commesse che ci stanno ascoltando da Madonna, Bershka. Madonna, che buoni gli hamburger, che buoni hamburger. Per le persone che ci stanno ascoltando che gli serve un riempitivo per il cervello mentre fanno il loro lavoro da Decathlon. Antonio, posso chiederti una cosa? Perché hai 63 anni e hai le basette blu? Ho le basette blu, ma non hai visto bene anche il moschetto che sono fatto blu. Madonna, perché... mi son bagnata quel bel moschetto. Come dicono i giovani, sono sessualmente fluido, ma mia moglie non lo sa. E volevamo parlare di quel ragazzo, quel rider che ha, pensa, ha mollato il lavoro. Ma prima ascoltiamo Sam Smith. Sam Smith, uno dei cantanti più, posso dire, più affascinanti. Alle donne piace Sam Smith, eh? Le conquista tutte, le seduce tutte quante. Ma mi piaci più te, Antonio. Sam Smith! RTL diciamo, è un po' questo tipo di radio. Diverse radio sono radio di flusso, funzionano un po' in questa maniera. La notizia come la darebbero? Come un sondaggio tipo. E voi sareste pronti a mollare il vostro lavoro per diventare dei rider e per andare per 70.000 km al giorno, sempre ascoltando la nostra radio fantastica RTL 102.5. Annalisa, tu lo faresti? Raccontateci la volta in cui avete lasciato il vostro lavoro e magari avete anche mandato a quel paese il vostro capo. Ma prima ci sentiamo Purple Disco Machine, radio di flusso. Questa vabbè, la radio più ascoltata d'Italia. Ci sono radio meno di flusso, radio in cui invece la parola è al centro. Ci sono dei professionisti, gente con PIL, PIL della Grecia, imponibili annui, che comunque sopra i 300k, che però hanno bisogno di sentire la zanzara, perché comunque non si è mai abbastanza provocati nella vita. C'è sempre allora, io vedete, questa cosa del rider, allora, che ipocrisia, ma dai basta i rider, ma si sa che i rider vengono a casa per scoparti. Cioè adesso tu mi vuoi dire, Parenzo, non ti sei mai inculato un rider che ti è entrato dentro casa? Cioè adesso mi vuoi raccontare questa cosa? Allora, ma sei un bacchettone, ma che bacchettone. Poi arriva in collegamento da Vicenza, posso dire che Dio, ma chi è, me... ma sono un coglione, a me piace dar fuoco ai rider perché sono immigrati. Questo è un coglione, ma questo è un coglione. No Cruciani, te non capisci, io sono dalla tua parte, ma sei talmente flippato nel cervello. Mi ha insegnato a scoparmi le tartarughe. Allora no, però lui è un grande, perché io mi scopro le tartarughe. Allora io prendo il carapace, da ogni buco del carapace lo giro a 25 gradi e mi scopo i 5 buchi del carapace della tartaruga. Questo è un grande. Poi si collega l'altro. Ma non è possibile. Questa è la mia imitazione di parenti. Ma cosa stai dicendo? Ma basta questa ipocrisia. Questa con cosa... i rider 4.000 euro, per ore, gente che si urla addosso per ore. Esatto. E però per qualche ragione gli imprenditori del Triveneto sono lì e l'ascoltano come se fosse Bach su Radio 3. Il commento classico è: no ma a me Cruciani fa impazzire. Mi fa impazzire, un grande, ma cosa mi grande? Ha insegnato tante cose. Beh, mi ha insegnato tante Bach cose. Su Radio 3, invece, gli amici di Radio 3, una delle radio più culturalmente piene, importanti, da di non ascoltare paese. Mai la sera quando si guida, soprattutto se si è mangiato un po' prima un termos di caffè e poi ti puoi ascoltare. Ed era la quinta sinfonia del maestro Wiedenforzer, suonata per oboe. Nella registrazione del 1962. E tu devi stare attento, devi avere la macchina con quella Volvo col sistema di
che ti deve subito rimettere. Bentornati su RTL, siamo in flusso continuo, ormai diretta da 50. 880.000 ore di diretta da sempre. Eh sì, Radio 3, insomma, affascinante, però andiamo con le letture. Al contrario delle già, migliori opere. C'era, peraltro, posso chiedere a Antonella Marinelli, che sei tu in questo momento, Antonella Marinelli, che non so chi sia, ma già, se non sbaglio, James Joyce nell'Ulisse parlava dei Rider. Certo, è giusto? C'è assolutamente nel monologo di Molly Bloom. Lo stream of consciousness di James Joyce già parlava dei Rider. Era Enrico, lo stream of consciousness è il pedalare all'infinito. Esatto. Cerchiamo di abbassare ancora i frequenze, così la gente di alzare il volume. Ricordiamo ai nostri amici che in questo momento sono su una carreggiata di guardare la linea sempre di dritto, mezzedria. Sempre dritto. E magari abbassare un pelo il finestrino e accendere una sigaretta. Esatto, cantate molto forte una canzone. Cantate. Se riuscite a cantare, esatto, però questo quinto movimento per oboe K348 di moda per oboe e clavicembalo. Poi tornando alla pubblicità, ci sono stati 12 decessi. andiamo con l'onda verde. Con l'onda verde. Non è vero, è la radio più importante d'Italia. Io è la radio che mi piace di più ascoltare, Radio 3, perché è davvero l'unica radio in cui si sentono cose interessanti che non si sentono sulle altre radio. Quindi lunga vita agli amici di Radio 3. Quante volte ti è capitato di mettere Radio 3 e subito dopo togliere? Ma che è sta merda? Perché ti conosco, Tahir, con quella. Perché voi sentite la radio? Beh, certo, non te ne sei accorto? Ma con questa protervia. Non lo sapete che tipo da un tipo 10 anni hanno inventato il Bluetooth, raga? Potete collegarlo in macchina e sentire la musica. Ma noi, noi eravamo con Baracca fra i mille, siamo scesi giù a Marsala. Ancora si chiamava il dente blu, noi ancora lo chiamavamo il dente blu, il Bluetooth, e vengono questi giovani del 99 a insegnarci cos'è il dente blu. Te non noi ti che sei... eravamo le camicie rosse. Noi. Non ti sei mai mandato, mentre si navigava verso la Sicilia, una foto, come si chiamavano? Non SMS. Bluetooth da un amico per vedere una zinnella, hai capito? Non è mai successo, eh? Non te la ricordi tu, Tahir, quelle robe lì che si facevano? Tahir ha in mente solo internet, lui è l'unico, ma perché lui si informa coi meme. Certo. Cioè le persone che poi credono a quelle storielle lì che ci vengono fuori sui vaccini, cioè, ora perché Tahir ha studiato, ha frequentato l'istituto XYZ di Vico Tirreno a Caserta, ma tanti altri sarebbero vittima di fake news, che sono il male del secolo. Secondo te quante volte Tahir ha fatto vedere il cellulare a un amico dicendo: ah sì, guarda, questi immigrati stanno a banchettà sul barcone. Neanche stanno a fa sta roba. Una volta. Perché non sono certo i giovani le vittime, no, del grande male del secolo delle fake news. Sono più le nostre zie, le nostre amate zie, che ci regalano tante emozioni e tante bustine a Natale, che sono le vittime del grande mal del secolo. Le queen del 5G. Cellulari con le copertine a libretto, spesso un pendaglietto che cade, può essere un orsacchiottino cinese, un diddle. Quel diddle è custode delle più grandi atrocità dell'informazione italiana. È come se Giletti ha un cane e il cane ha visto le donne che sono entrate, se potesse parlare. Non avete idea di quello che ho visto. Diddle delle zie vede quando loro credono alla fake news. Cioè esatto. E vorrebbe dire al mondo. Se pensiamo che non so dove ho letto che la maggior parte degli utenti di Facebook non apre neanche il titolo scritto nel post, legge soltanto il titolo, cioè poi non legge l'articolo. Ed è questo il motivo. E Tahir fa un po' tipo io, sti cazzi. No, Tahir neanche a Facebook. L'arte dei titolisti è proprio. Esatto. Riuscire a scrivere una cosa che ti faccia incazzare tanto da condividerlo con un'altra persona che la pensa come te. Me mi fa impazzire pensare che molto spesso la fonte di quella notizia è il corrieredelamerda.it e la risposta è ho capito, non c'avevo l'occhiali. Cioè, quindi per il fatto che non c'avevo l'occhiali, la notizia dell'immigrato che appunto accende il 5G sul barcone e parte YMCA. Se l'hanno scritto, guarda che in qualche modo sarà vero, eh. Metta quegli occhiali che pendono dal collo con quella bella catenina con le perline. Corriere del Corsaro, c'è scritto. Esatto. Chi cazzo è l'editore che ha avuto quest'idea? Per RCS abbiamo creato Corriere della Sera e Corriere del Corsaro. Io però concluderei questa puntata
parlando di un tema che è importante, perché è vero che questo è un paese che è sempre lo stesso e non cambia mai. E io credo che il vero amore per l'informazione in Italia sia tutto nei forum sulle telegiornaliste. Perché esistono dei forum, attenzione, su internet, in un'epoca in cui non esistono più i forum, perché sono un po' una cosa antica, no? col thread, no? Dove c'è il pupazzetto, l'emoji che fa così, che esiste soltanto ancora nei forum. Telegiornaliste Fans Forum è ancora attivissimo ed è un forum in cui dei signori, che immagino non abbiano l'età di Tahir, ma qualche decine di lustri in più, sì, diciamo come età indicativamente i nostri padri, credo di sì, i quali commentano la professionalità e la bellezza delle giornaliste italiane, però badate bene, con decine di migliaia di post, un comportamento che sfiora la mitomania e la... e lo stalking, però sempre fatto con un'eleganza incredibile. Sì, perché l'erotismo lì non è tanto legato alla battuta volgare e becera. Mai, perché non si fa, poi sono dei bravi moderatori. Sembra un erotismo vecchio stile, cioè, ah sì, guarda, hai visto che in quell'edizione del TG Mattina si è vista una caviglia. Esatto. Di Laura Borsolori, esatto. La conosci, no? Antenna 3, l'avrai vista. L'avrai vista, c'è sempre questa cosa molto elegante. In odore di Italia 1, eh. Ah, che peccato che la Maria Leitner di TG2 Motori la vediamo soltanto un giorno a settimana. Hai visto che bel gomito che ha? È il gomito più bello della televisione italiana. E ci sono sempre... Io ho visto dei post incredibili. Allora, vorrei dirlo a tutti quanti i nostri fan. Ho catturato delle immagini, che erano gli screenshot, che nel 2014 ancora si chiamavano così. Ho catturato delle immagini della Bortolotti a TG2 Motori mentre si piega e porta avanti un po' il foglio. Che scollatura da brivido. Ecco qui anche una cattura della foto del suo piede. Ed è sempre una cosa di una grande eleganza. Beh, il più leggendario di tutte queste immagini è la giornalista del TG5 che, stando a gambe larghe per star comoda, non si è accorta che il vetro era trasparente, perché il Chicco Mentana, prima di andarsene, come facevano i romani, uno scherzo. No, scherzo, come gli acquedotti per l'antica. Comunque lo lasciamo per il futuro. Tavolo trasparente, così che... si può andare a vedere. E è famosa questa foto di lei, diciamo, a gambe, ma quella è un po' volgare. Noi quella è un po' volgare. No, noi invece ci piace l'eleganza dei commentatori di telegiornalisti, la Elena Guarnieri, la musica è sparita da tanto. La Tiziana Cesa. Ferrario, è parente? No, mai stata parente, con gran dispiacere. Eh sì, perché... La Cesare Bonamici, che è un po' la Maria Antonietta, diciamo, dei fan del telegiornalismo, un po' la Maria Stuarda, anche se vogliamo, è nobiltà del telegiornalismo italiano. Sì, il popolo non ha mentana, dategli minimum. Esatto. Bene. Però, per dire che le informazioni è sempre un piacere non solo ascoltarle, ma anche vedere come variano a seconda delle vari punti di vista. E soprattutto subirla, perché è ancora il modo. Perché in effetti avete ragione, alla fine le informazioni le subiamo, che sia la mattina facendo la cacca o mai, tipo Tahir. In ogni caso, io qua prendo le informazioni. Sì, questo è il mio telegiornale finale. Scoprire che Tahir passa una settimana nell'oblio totale. Esatto. Poi viene qui e scopre che Armamiani. Oh, c'è San Liceo a Prati. C'è San Liceo a Prati. Ma te sapevi sta cosa dei TripAdvisor a Conca dei Marini? Che comunque ti insultano tua madre. Ma invece sti Blink 182. A me piace la trap, però sti Blink. What's my age again? E ogni settimana scopre delle cose diverse. Perché... No, i link mi fanno sempre schifo. Hai scoperto che se ti licenzi e vai a correre in bicicletta puoi guadagnare... Non è vero che puoi guadagnare 4.000 euro al mese. Però lo vedi, è questo il fulcro della mia informazione, che se io leggo su Facebook commercialista lascia 4.000 euro, dico vabbè, che me frega a me? Cioè, ok... Vero o falso? E su questo cinismo, su queste parole pesanti come pietre, diciamo che innanzitutto Kashmir è l'unica informazione possibile. Esatto. In questo mondo di falsi idoli e falsi profeti. Io chiedo scusa a Ranucci per le brutte parole che ho detto su lui e sul personal trainer, perché... Ranucci continua ad alzare 80 kg di panca piana perché magari ci riuscissimo noi. Esatto. Noi vi ringraziamo per aver seguito questa morbidissima puntata di Kashmir. Ci sentiamo la prossima settimana. Ciao a tutti, ciao Carmelo, ciao Tahir. Ciao Carmelo, ciao Tahir.